Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Una nuova makeup review. Questa volta parliamo del nuovo fondotinta illuminante ed anti-età proposto da Shiseido, che si chiama Future Solution LX. Quindi è un fondotinta trattante, effetto luminosità totale SPF 15, che fa parte della linea di proposta, quindi Future Solution, che è la linea tra le linee più di alta gamma di Shiseido. Il prodotto è proposto in vendita in questo vasetto, molto bello, 30 ml, e vi viene data a parte la sua spatolina per prelevare la giusta quantità di prodotto. È un prodotto molto costoso, anzi credo che sia il fondotinta più costoso che ho, perché al pubblico se non acquistato con promo particolari costa 79 € e sono veramente un'esagerazione per un fondotinta, mi rendo conto. Però vi voglio parlare, io vi giuro, che una volta applicato e portato indossato nelle ore è in assoluto il miglior fondotinta che io abbia mai provato. Però, cioè, non mi sento di dirvi acquistatelo perché veramente è una ha senso proprio se uno ha veramente dei soldi in più e se è sopra una certa fascia d'età, secondo me. Comunque ve ne volevo parlare proprio perché è molto interessante anche il brevetto che ci sta dietro. Innanzitutto è un prodotto che deve le sue performance a tre tecnologie. La Time Match Powder, che regola la luminosità della pelle, la Aura Radiance Powder, che minimizza i segni di invecchiamento visibili e futuri, e la Microfit Technology, che offre una particolare adesione della texture al tessuto. Quindi parliamo di un effetto totalmente perfezionante, ma effetto pelle nuda. Inoltre è stato arricchito da quattro principi attivi che lo caratterizzano. Il primo è lo Skin Gen Cell 1P, che contrasta i fattori che causano l'invecchiamento precoce. Il secondo è il Super Bio Hyaluronic Acid, quindi parliamo di acido ialuronico trattato, dall'effetto estremamente idratante. Il terzo è il Premium Green Tea, quindi tè verde, che tutela i danni ossidativi da stress ossidativo e l'opacità sulla pelle. E il quarto si chiama 4MSK, che regola la produzione di melanina, attenuando e contrastando macchie scure e discromie. Lo vado ad applicare per farvi vedere la meraviglia di questo prodotto. So che vedendolo in vasetto voi vi aspetterete una texture ricca, invece è assolutamente fusionale come texture. Io lo indosserò nel colore Natural Light Beige B20. Prendo il quantitativo con la palettina e inizio a depositarlo. Potete veramente, è talmente tanto fusionale appunto che potete stenderlo come più vi piace, che sia pennello, spugnetta. Io lo stendo con le mani perché la texture è veramente sottile. Anzi, vi dico, io ne ho già preso anche troppo ed era proprio appena più di un chicco di riso, quindi ne basta veramente la metà del quantitativo di fondotinta che mettereste abitualmente. Perché vi dico che è il più bello che io abbia mai applicato? Perché addirittura di più del The Lift Foundation di Dolce & Gabbana, sempre anti-age, di cui vi ho parlato. Vi parlerò presto anche del Perfectionist, nuovo fondotinta anti-age di Estée Lauder, che contiene all'interno il principio attivo presente nel famosissimo Siero Perfectionist. Ma questo costa comunque di più di tutti, ma secondo me è anche il più bello. A chi lo consiglierei? Innanzitutto, è uno sfizio, sinceramente, perché nonostante sia un fondotinta trattante, parliamo comunque di un fondotinta e non di un prodotto di trattamento. Quindi lo consiglierei a chi vuol farsi un regalo, anche costoso, se lo vuol far regalare per Natale, ma che ne abbia da buttare via. Cioè, detto sinceramente, non è un prodotto di cui si abbia necessità. Però, applicato su una sposa, su una persona che ha un evento importante, per una laurea, obiettivamente ha un effetto perfezionante sia a livello video che a livello visivo che a livello fotografico. È proprio bello, lascia una grande sensazione di comfort sulla pelle, non compromette minimamente la mimica e la motilità facciale, nonostante sia un prodotto lifting, quindi anche anti-age, perché altri fondotinta lifting mi compromettono la mobilità facciale. Ti dimentichi di averlo addosso perché non devo neanche applicare la cipria, perché proprio si opacizza benissimo, benissimo
ma senza far perdere al viso di luminosità. Ve ne volevo parlare appunto proprio per la tecnologia che sta dietro a questo prodotto, ma ripeto, non mi sento di dirvi acquistate un fondotinta che costa ben quasi 80 euro. Vi mando un bacione grande, ragazze, ci vediamo al prossimo video.